Buonasera, allora, sono tornata da lavoro tardi, è quasi mezzanotte, però io ho finito ora praticamente di sistemare le mie valigie, tra 2 giorni parto, il viaggio è questo. Vabbè, tornerò da lavoro tardi, il giorno prima di partire, ma ho il volo in metà mattinata, diciamo verso le 11. Quindi primo volo e arriverò ad Abu Dhabi dopo il primo volo. Poi ho uno scalo di 4 ore ad Abu Dhabi, che cosa farò? Non lo so, lo vedrò con i miei compagni di viaggio. Poi ho un altro volo fino a Seoul. Sono molto contenta, soprattutto adesso che ho finito di fare tutto, perché fino a quando non faccio i bagagli sono sempre là un po' tesa. Invece no, adesso è tutto pronto, ho organizzato tutto praticamente, tranne alcune attività che magari vedrò lì. Faccio vedere un po' di cose, come mi sono organizzata. Allora, io ho a disposizione un bagaglio da portare con me e ovviamente cuscinetto, cappellino da dormo da 24 ore, non guardatemi, e qui invece tutto l'essenziale necessario, tra cui anche la mia borsa, che è una Simil Uniqlo, in realtà un pochino più grande. All'interno ci sta un botto di roba, ma davvero tanta roba. Poi una mini tote bag e niente, appunto, tutto quello che ci deve stare in un bagaglio a mano. In realtà sono riuscita a mettere qua anche tutti i top, comunque le parti sopra leggere, perché la mia idea da organizzatrice maniaca, con non tantissima esperienza però, perché è il primo viaggio così lungo che faccio completamente da sola, ho deciso di etichettare le cose che vanno nel bagaglio a mano e le cose che vanno nel bagaglio da stiva, in modo poi al rientro, visto che io dovrò fare dei viaggi all'interno della Corea, quindi solo con un bagaglio, quando dovrò ridividere tutto, saprò che cosa mettere e dove metterlo, in modo da avere sempre lo stesso spazio disponibile e so bene i volumi che occupo, ad eccezione delle cose che comprerò, però lì ho metà bagaglio programmato. E finché ho portato solo ed esclusivamente campioncini, l'unica cosa che ho portato full size è la crema solare e questo siero, ma perché è praticamente finito, quindi la mia idea è di finirlo e di lasciarlo lì. Cosa super utile da bagaglio a mano, ovviamente anche la bilancia, e io questa la porto sempre quando prendo l'aereo. E poi cose che verranno fatte fuori, mi sono presa un po' di cracker da portarmi dietro e sono pazza. Però io ho avuto il trauma del Giappone, che è il paese senza frutta, comunque la frutta è un bene di lusso, e quindi sono presa questa, una busta piena di mousse alla frutta. Pesa un sacco, però raga, io sono troppo abituata. Poi questo invece è il resto del mio beauty. Vabbè, all'interno ho anche messo una bustina, che anche questa finirà e lascerò lì con all'interno le cose per lavarmi, la doccia, shampoo. Ho fatto anche questa cosa di mettermi l'olio per capelli dentro una delle confezioni delle lenti a contatto. Ho ancora 2 giorni di lavoro e voglio solo andarmene, voglio partire. Buongiorno, sembro il tizio, quello di Atlantis, ma giorno prepartenza, fra poco devo fare il check-in e sono dal parrucchiere prestissimo perché poi oggi pomeriggio vado a lavoro. Chiudono le valigie oggi e domani si parte. Non credo si sentirà niente in aereo. Siamo appena arrivati ad Abu Dhabi dopo un viaggio di più o meno 5 ore e mezza, il prossimo è il più lungo.
Vuoi salutare? Ciao! È bellissimo questo aeroporto. Sì. Ma è folle. È assolutamente folle. Quindi mi aspetta adesso la parte del viaggio più lunga. È andato tutto bene, adesso ho solo un pochettino di mal di testa perché ho sbattuto un po' la testa, perché ero lato finestrino sbattendo un po' la testa con le cuffie. Non è proprio comodissimo, però ho preso un occhio e dovrebbe andare tutto a posto. Ma c'è il robottino delle pulizie che parla da solo. Ok, breve interruzione pubblicitaria, siamo a Seul nel nostro appartamentino, facciamo un mini tour. Allora, letti doppi, divanino, qua si stiamo ancora sistemando un po' tutto, poi lì c'è il bagno proprio coreano, quindi doccia, cesso, tutto insieme. E niente, si va al Combini e poi facciamo una passeggiatina qui, noi siamo a Onde come quartiere. Dai, poi questo sorta di video cinematic qui quando lo esatto. Fai. Esatto, no, poi mandi. Quando sono a casa lo faccio e ti mando tutti ci i sta. Link. Ci sta. Io sono in quella fase in cui devo filmare tutto, anche voi i cartelli. Allora, quindi sì, facendo un recap super iper mega. Queste cose ci vogliono fare? No, dobbiamo venire a fare shopping. Sabato mattina. Farmacia, di brutto. Sabato mattina, prima di andare dalla makeup artist, faccio shopping. Quindi sì, questa stilista è stata molto attratta dal suo stile, perché chiaramente è qualcosa che probabilmente non vedono molto spesso. E basta, devo andare un'altra volta, facciamo shopping. E quindi l'ha fermata e le ha chiesto di provare delle sue camicie e poi ce le farà avere nei prossimi giorni. Ci ha lasciato il suo contatto. Tutto è regolare. Legit. Però sembrava davvero. Ah, lei sembra da carina, ha detto o ci porta in un posto nascosto e ci ammazza. No. O ci fa ammazzare da qualcuno che è grave. Oppure ci porta una gang, tipo da qualche esatto. parte. Invece no, ci ha portato in un centro commerciale, aveva bisogno di una parete bianca e niente. Modella per qualche minuto. In Corea. Sono accese tutte le luci, ci sono comunque sempre questi negozietti, barbershop. Ci sono anche un sacco di negozi dove ti leggono i tarocchi. E niente, stasera rimaniamo a Onde, restiamo qua a mangiare. Ancora stiamo cercando di capire bene gli orari dei negozi. Sì. Anche perché in teoria adesso è tardi per i coreani cenare, più sono dobbiamo cenare alle 8. Sì, infatti, anche quindi, i posti come sono già chiusi. Però niente. Ci siamo un po' sistemate, siamo prontine. C'è il barbecue aperto, è proprio che dramma totale. Thank you.
Florida si chiamano National Falls. Perché è vuoto. Qua ci sono anche tutti gli accessori, cose da provare, pupazzi da prendere in mano e nessuno ruba niente, cioè è questa la cosa folle che in Italia non esisterebbe mai. E niente, tada, fotine, lui siamo tutte super photoshoppate, ma bellissime.